We have this one. Now we're going to open this. It's a simple bag. Allora, questo zaino qui è un zaino della mia squadra di pallanuoto. Appena ricevuto, andremo a vedere adesso cosa c'è al suo interno, perché io ancora non l'ho aperto. Quindi, ok, allora vediamo. Abbiamo questo qua, che non so cosa sia, ma credo che sia una cosa bella. Andiamo a vedere. Holy shit! Oh! Con lo sponsor nuovo! Ci sta! Dopo la vado a mettere. E uno! Vediamo altra roba adesso. Abbiamo questo. Presumo sia un asciugamano, un accappatoio. We're going to open this. Oh! Ok, un asciugamano. Bello, io non uso asciugamani, bella. Uso solo accappatoi. Oh! È un materiale stranissimo. Però è così. Tac! Sedia. Ok. Altro, vediamo cosa c'è di altro. Raga, questo qua è il pezzo forte. Il costume disegnato da un mio amico. Sarà sul profilo Instagram qua in descrizione. E potete chiedere a lui se volete fare tipo certi bisogni di lavori fatti a mano con Photoshop, dietro lui, a pagamento ovviamente, però fa delle cose spettacolari. E tipo, io lascerò il suo account Instagram qua in descrizione. E ha fatto anche tipo le felpe per Phil VR, quindi eccolo lì. Andiamo a vedere. Oh shit, look at this. E in pratica, raga, questo qui è tipo Octopus. Cioè, raga, dietro abbiamo questa scritta Bucinasco azzurra pallanuoto. Wow. E qui c'è tutto il disegno fatto a mano da nostro amico con Photoshop. Ci sta, ci sta, ci sta. E poi vediamo cosa abbiamo di altro. Finito. Now we're going to look this closely, blicololo. La roba figa, ci sta. In confronto a quella che avevano l'anno scorso, ad esempio la maglia, l'anno scorso avevano tipo soltanto questo simbolino qua, quest'anno abbiamo tipo Okeo e Engie. E basta. Tac e pac. Allora raga, le ho pulite soltanto, cioè le ho pulite e in due giorni sono già sporcate. Cioè, aspetta. In due giorni sono già sporcato, cioè non si vede, non rende tanto dal video. Però tipo sono grigie. Sono diventate grigie. Devo pulire anche queste. E mi tocca. Si sporcano facilmente, soprattutto se come me, da veri stupidi, andate nella neve. Sono sporche anche le Ultra Boost. Però queste qua le uso tanto, tipo le uso poco. Per andare a scuola no. Però tipo le uso per andare, che ne so, in piscina. Così sono facili da mettere, perché metti il piede, fam, e te ne puoi andare. E per adesso uso this one, Presto Off-White. Non pensavo che queste scarpe, soprattutto queste Presto, che da così non sembrano comode, ma raga, sono comode. Non me l'aspettavo, è veramente morbido tutta la suola. E poi è leggero qui sopra. E all'interno della suola ci sono tipo dei triangolini. Really good. Fatemi delle domande qua sotto in descrizione. Perché come l'anno scorso, cioè nel 2016, ho fatto tipo un video dove rispondevo alcune domande. E lo voglio fare anche quest'anno. Perché tipo mi piace troppo sta inquadratura. Perché tipo io sono con la luce, però c'è tipo il riflesso. E tipo dietro tutto buio. Sono appena tornato dalla montagna. Sono qua tipo da due giorni. Oggi sono andato a scuola. E tipo, raga, è bruttissimo andare a scuola. Sono altri video tipo così che io parlo. Io tipo l'anno scorso facevo dei video dove mi mettevo lì e raccontavo cose a caso, tipo cosa mi succedeva nella vita. Nel prossimo vlog sarò con il mio amico Luis, credo, o con altri miei amici, e andremo a fare un po' di shopping, perché dato che ci sono gli sconti, i saldi dappertutto qua a Milano, si potrebbe usufruire di questa opportunità per prendere un po' di roba. E basta, raga, non so più cosa devo dire. Cosa, boh.
Oh, look at this luce. Ci vediamo al prossimo video, che sarà un vlog sicuro. E basta. Addio.